Ho scelto di fare l'agricoltore per il privilegio di stare in mezzo alla natura. Discendo da una famiglia di agricoltori e di allevatori da generazioni. Veniamo da Cremona, io però mi sono innamorata di questo posto della Toscana e vivo qui. La mia giornata inizia presto al mattino, la sveglia è alle 6 e come ogni donna ho la difficoltà di riuscire a coniugare la mia vita lavorativa con quella dei miei bambini piccoli. E quindi io mi sveglio, ho la possibilità di avere l'abitazione in mezzo all'azienda, esco, organizziamo il lavoro con gli operai, rientro un attimo a casa, sistemo i bambini e poi riparto nei campi fino a sera. Mi piace per il fatto di stare all'aria aperta, di stare in mezzo al vento, al sole, anche quando il cielo diventa nuvoloso, iniziano i lampi, la pioggia forte, devi correre via perché ti bagni tutto, è una cosa fantastica. La soddisfazione di vedere crescere in pochissimo tempo quello che hai piantato, il pomodoro ha un ciclo brevissimo, quindi ha bisogno di una cura assidua, continua e faticosissima. E questa fatica comunque genera quella che è la grande soddisfazione. Faccio parte di un'organizzazione di produttori, la Mediterraneo, la grande avventura come la chiamo io. Questa ci dà la possibilità di pianificare già in autunno i nostri programmi di trapianti di pomodoro. Siamo sotto controllo di un agronomo e c'è una grande organizzazione nel momento della raccolta. Quindi il tutto è molto pianificato, controllato, organizzato. L'azienda è stata convertita in parte, circa un 10% anche in biologico, e proprio quest'anno iniziamo i nostri primi raccolti di biologico, compreso il pomodoro. Spero che i miei figli possano scegliere un lavoro che possano amare come io amo il mio, nel quale mettere tutta la grinta, tutta la gioia al pari che metto io. Sono Teresa Balestreri, questa è l'azienda Padule a Grosseto.